E ciao a tutti ragazzi, bentornati su YouTube, su Twitch e su TikTok. Questa è la live reaction numero 162 e sarà Fiorentina-Milan. Allora, parto da una cosa molto importante. Partiamo da una cosa molto importante, vi devo delle scuse perché è saltata la live reaction di Bayer Leverkusen-Milan. Era 2 anni e mezzo che non saltava una live reaction del Milan, fate un po' voi. Il motivo, ragazzi, è che ero a Cipro, in vacanza lavorativa, e quindi non ho potuto fare la live reaction, mi sono visto la parte al pub. E a vedere com'è andata, manco mi dispiace non averla fatta. Seconda cosa, ne approfitto per dirvi che mi piacerebbe che seguiste anche la carriera che stiamo facendo su FC25 col Bradford, una delle carriere più belle che abbia mai portato sul mio canale. Va bene, andiamo alla partita. Fiorentina-Milan, negli ultimi 3 anni abbiamo subito 2 sconfitte e abbiamo vinto per 2-1 l'anno scorso. Una partita che fu rocambolesca, praticamente tutti i gol in 5 minuti. Loftus-Cheek, Duncan e Rafa Leao fissarono il punteggio sul 2-1 dopo 2 anni di sconfitte. 2-1 e 4-3 lo show Ibrahimovic-Vlahovic del novembre 2021. L'anno ancora prima vincemmo 3-2, fece gol Brahim Diaz, da quello che ricordo. È una Fiorentina diversa, è un Milan diverso, c'è Raffaele Paladino, c'è Paolo Fonseca, c'è Yassine Adli nel suo ruolo naturale di trequartista. Nella viola c'è Gudmundsson, praticamente ragazzi tutto il centrocampo e l'attacco della Fiorentina sono nuovi acquisti: Moseken, Gudmundsson, Adli, Bove, capitano Fernandez. Ragazzi, io da questa partita sono un po' preoccupato, a dire la verità. Vorrei che ci portassimo a casa il risultato e andare alla sosta con una vittoria così in fiducia, a riuscire a ottenere 4 vittorie di fila in campionato, diciamo, non sarebbe una cosa così brutta, ecco. Nel caso non ci dovessimo riuscire, ragazzi, pazienza, non si può ottenere tutto dalla vita. Confermati ancora Gabbia e Tomori. Io di la verità, ragazzi, io sarò completamente onesto, ma a me dispiace per Pavlovic. A me dispiace perché non, secondo me un trattamento così non se lo merita. Poi lascio a Fonseca tutti i chiarimenti vari, però secondo me non se lo merita. Batte la Fiorentina che è tutta riversata in attacco, ragazzi. Paolo Fonseca, buonasera Paolo Fonseca. Sì, bene, in effetti da esterno devo ammettere che lo stadio della Fiorentina ridotto così è molto triste. Cazzo Emerson, madonna ragazzi, io con tutto il bene che gli posso volere, ma noi abbiamo dato via Caluro per prendere sto qua, dai. Che deve costringere Fofana al fallo, ragazzi, deve costringere Fofana al fallo. Primi 5 minuti molto mosci, eh. Bravo Leao, fallo di Dudò, quello lo devi pure ammonire. Ma comunque abbiamo fatto partenze peggiori, eh. Ora, poi non ho idea di come andrà a finire, però ho memoria di partite finite bene, ma iniziate molto peggio. Se prendiamo gol da Adli rido moltissimo. Ma rido, eh. Se prendiamo gol da Adli rido moltissimo. Un piccolo rimprovero però ve lo devo fare. Che quando gli avversari ti regalano palla e sbagliano in difesa e dovresti approfittarne, non puoi lanciare la palla lì a Reinders, anche per calciare, due addosso. Royal. Royal. Morata! No! Peccato! Ed è questa, peccato ragazzi, era stato fatto tutto benissimo. Colpita male, vabbè. No, c'è Leao, Colpani tira fuori. Primo tiro della Fiorentina, palla fuori quasi dallo stadio, però ricordiamo che si può prendere gol anche da fuori area. Non ci adagiamo ragazzi, non ci adagiamo. Morata, c'era Pulisic largo. È cominciata la sagra dell'errore, ragazzi. Colpani. Colpani, c'è Dodò. Può scaricare Colpani. Bravo. Poi Fernandez. Gudmundsson. Mignan. Vai, c'è Emerson. Dai così. Verificando che Theo Hernandez non ha colpito il pallone, ma ha colpito solamente il piede di Dodò e si trovava in area di rigore. No, è dovuta al fatto che stanno controllando l'app, cioè l'attack in possession phase, per vedere se richiamare o meno Pairetto. Vediamo un po'. Considerando la lungaggine e vedendo anche l'episodio, direi questo che è calcio di rigore. Che ci sia un field review. Questo mi sa che è rigore. Questo è rigore. Deve vederlo. Cazzo. Hernandez non la fa arrivare.
Certo, perché giocate a fare i giocolieri. Questo è rigore. Sì. Ok, il contatto per me è leggerissimo. Però leggero o non leggero. Decisione di Pairetto. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Stavamo scherzando col fuoco e ci siamo bruciati. Moise Kean contro Maignan. Cioè, ma dovete dare un rigore agli avversari, no? Fate un fallo da dietro quando un giocatore sta per tirare a porta vuota. Cioè, rendete il rigore utile. Cioè, un rigore così, che è netto, che è netto, è proprio la stupidità fatta a persona. Lascia la mano in bocca perché, come sempre, ragazzi, c'è quella fase della partita dove forse è un kink del Milan subire l'avversario. È successo in tutte le partite da inizio campionato ad adesso, pure quelle vinte. Al lupo, al lupo, al lupo. Moise Kean contro Maignan. Quant'è che non paro rigore Maignan? Godo! 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 È la forza di quant'è portiere. Che non lo parava da psicologica, l'hai sottolineato tu. Penso a quello su Kvaratskhelia in ai quarti di finale di Champions League. Rigore calciato a merda. Godo! Qui dovresti vincere la partita. Hernandez non ci sta capendo un cazzo. Non ci sta capendo un cazzo. Non ci sta capendo un cazzo. C'è un altro fallo. E ragazzi, dai, però giallo pure per Tomori. Un altro fallo inutile. Sapete che sto vedendo davanti a me? La partita col Torino. Ce l'ho proprio davanti qui, sapete? È che sta Fiorentina gioca bene. Abbiamo già visto Paladino che l'anno scorso ci ha rifilati ben 4. Mi ricordate benissimo. Chiama palla Colpani sul lato. Colpani, bravo Tomo. Respinto da Tomori al volo. Oh, fuori gioco! Di Moise Kean che realizza, ma in fuori gioco. Un rigore e un gol. In fuori gioco, per carità. Vabbè, sì. Metto. Però un rigore e un gol. Io non parlo perché se parlo, poi i bambini di 6 anni si lamentano che parlo. Allora non parlo. Però a buon intenditore, poche parole. Si accentra per Leao. Leao. Che famo? Largo, poi Leao si mette in proprio sinistro! La toccata De Gea. La toccata. La toccata, arbitro. Non diciamo cazzate. Ha cambiato idea. Cioè, Tomonici Fonseca per una cosa su cui ha ragione. Cioè, ma poi uno non può bestemmiare, no? E bestemmia per forza, bestemmia per forza. Se è il calcio d'angolo plateale, te mi va a morire l'allenatore perché ha ragione. Ma qui per la difesa della Fiorentina. Ma che cazzo? Ma vaffanculo! Sto arbitro del cazzo! Ma vaffanculo! Cambio rimessa! Quell'altro coglione era davanti. Vabbè, il coglione era di lì. Adesso fischia il fallo. Ma io non lo so. Ma chi cazzo ce l'ha messo questo qui? Ma chi ce l'ha messo? Il cambio rimessa. Poi perché si fa Moni Fonseca? Perché? Salta Pulisic con grande facilità. Musica Adli. L'ho detto. Alex chiede scusa Adli al suo passato, ma realizzato. Ma quanto l'ho detto prima? Stavo raccattando una cosa per terra. Abbiamo dato via due giocatori. Uno sta seminando il panico alla Juve. L'altro ti ha appena fatto gol. Ragazzi, era nell'aria. Questi ci stavano massacrando. Eccolo qui. Ora, io onestamente, dopo tutta la fiducia che vi ho dato, dopo la vittoria del derby, che io forzatamente, contro voglia, mi sono voluto ricredere, viste anche comunque le prestazioni con Lecce e col Venezia, io mi sono voluto ricredere, credendo che la squadra avesse cambiato un attimo marcia, avesse messo la testa a posto. Non fatemi tornare su quello che non ho mai smesso di pensare. Non mi ci fate tornare, perché io ci metto pochissimo. Ve l'ho detto che stavo rivedendo Milan-Torino. Pari. Non facciamo le altalene come l'anno scorso. 3 vittorie, 3 sconfitte. Arriva Dodò. Dodò, dai. Dentro. Ken. Chiude Maignan. La recupera Colpani. È più reattiva la Fiorentina.
Ma va? Non ci avrei mai scommesso che sarebbe più attiva la Fiorentina. Ti bucano tutto. È passivo. Col pari lo anticipa. Abbiamo vinto il derby però, ragazzi. Perché la vera squadra, sapete cosa fa la vera squadra? Ha il rigore contro, il portiere lo para e va a fare gol. Trova il gol del vantaggio. Questo fa una squadra forte. Il giorno che avrete un po' di continuità, fatemi un fischio. E non ne posso più di vincere il partitone e la partita dopo prendere cazzi in bocca come oggi. Basta, ci siamo rotti i coglioni. Un po' di continuità. Vi sto chiedendo un po' di continuità. Non vi sto chiedendo di vincere la Champions League. Vi sto chiedendo un po' di continuità nei risultati. Adli che chiede scusa. Siamo noi che dobbiamo chiedere scusa, Adli. Prosegue per la Pulisic. Netto. Non ci sto credendo. Ci ha fischiato qualcosa. Dai, se non è rigore questo. Dai ragazzi, su. Posizione regolare, ok. Quella gamba sinistra, ragazzi, questo è rigore tutta la vita, dai. È netto vantaggio, Reinders. Ma non c'è neanche storia su sto calcio di rigore, dai. Hernandez contro De Gea. Speriamo che a noi ci vada meglio di loro. Poi comunque sei 1-1, Cioè, riparti da capo. Devi riuscire poi, nel caso, a sfruttare tutto quello che viene dopo, ma il rigore va ancora segnato. La parata di De Gea. Dai, su. Che scuse usiamo adesso? Vai, adesso giochiamo di impulsività. Così non si può andare avanti. Così non si può andare avanti. Fine primo tempo. Un film dell'orrore. Complimenti. Parlate di scudetto in conferenza stampa, non vi fa altro che bene. Signori, abbiamo iniziato al secondo tempo. Vediamo cosa mi tirate fuori dal cilindro. Ranieri, Gosens. Beh, ovviamente ero ironico, Io veramente non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Tu queste partite, che la Fiorentina ti legga le tue tattiche, che la prepari bene, non ti deve servire a un cazzo. Tu ste partite le devi vincere. Poi scivolare ci sta, ma devi scivolare giocando bene. Cioè, Dodò è ammonito, è il cazzo di migliore in campo, Dodò! È ammonito, ed è il cazzo di migliore in campo! Non ha senso sta cosa! Ha senso se fai schifo! Ecco dove ha senso! Hernandez. Dentro. Calcio di rigore. Rigore per il Milan. Vediamo di risbagliarlo un'altra volta, ragazzi. Vediamo di risbagliarlo. Aspetta, prima va confermato. È lo stesso fallo che ha fatto Hernandez. Rimandaci Hernandez, mi raccomando. Ci va Abram. Sbagliatelo un'altra volta. Apri il piattone. Tanto due rigori sbagliati sta partita. Tutti perché hanno incrociato. Abram ha cifre diverse. Vediamo se da che parte le farà pendere adesso. Vale il discorso che ho detto del rigore prima. Madonna che video lungo che verrà oggi. Abram contro De Gea. Vediamo se che ne esce fuori. Incredibile, ragazzi. Muro invalicabile. Continuate a incrociare i rigori. Ragazzi. Io veramente non ce la posso far più. Non ce la posso fare, ragazzi. Cioè, ma sbagliare un rigore ci sta. Ma sbagliarne due è grave, Cioè, sbagliarne due è gravissimo. Centrale, ti faceva così. Schifo centrale. I rigori che non vengono quasi mai parati. Centrali. Quando fate così mi fate schifo. Già state giocando male. Avete avuto due occasioni per fare due gol. Avete avuto la massima punizione possibile e state perdendo. Questa è una cosa vergognosa, perché oltre alla prestazione che è indegna, ci unite pure il non saper gestire questo tipo di occasioni.
Stop Hernandez. Pulisic. Oh, alleluia! 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 Era l'ora! Era l'ora! Era l'ora! 1-1. Era l'ora! Cristian, era l'ora! Era l'ora, cazzo! Ci voleva tanto! E che cazzo! 66 anni e due rigori sbagliati! Mi raccomando, datevi anche lui il prossimo anno. Ok, ci siamo svegliati. Vogliamo fare il 2-1 o no? Raga, Abraham veramente ne imbrocca mezza, eh. Il lancio di Ranieri per la partenza di Gosens. Al volo! Gosens! Moise Kean che ha sbagliato. Questa l'ha gestita male il centravanti della Fiorentina. Eh già. Per Gosens. Gosens ha messo un l'avesse fatto uno dei miei errori così l'avrei proprio scomunicato sulla stante, a parte la fuori gioco. Però ragazzi, ve lo dico, non possiamo sempre sbucare fuori il secondo tempo, eh. Perché poi arriva la squadra che nel primo tempo te ne fa 4 e poi diventa un problema. Pulisic. Gabbia! Non va. Del solito gabbia fuori. Paladino ha messo un giocatore per gestire la palla, perché sa che la Fiorentina al 2-1 lo farà. Leao. Oh, buono. Dentro Pulisic. Cosa ha fatto Ranieri? Chiusura. Quella efficace di Ranieri. Cosa ha fatto Ranieri? Quella che ci ha abituato. Ecco, io in azioni così non posso dire niente né uno né all'altro. Salvataggio provvidenziale. Questo, se non c'è Ranieri, era gol tutta la vita. Hernandez sta seminando il panico, ma al contrario. Cioè, prepariamoci 2 settimane dove coglioni si gonfieranno in maniera incredibile. Abraham. Niente, ragazzi, non riesce a fare un tiro questo. Lo sapevamo che Abraham, ragazzi, c'ha proprio i piedi fucilati. Ma chi è stato ammonito? Ryan, boh, vabbè. Ok, vabbè. Senza Loftus-Cheek, centrocampisti, tenete duro. Fuori Leao. Gli occhi su Rafa Leao che lascia il Ciccio campo. Se tiri la corda, no. No, non ci vuole, no. Rimette avanti la Fiorentina con una fiammata sulla combinazione. Ripeto, cosa vi aspettavate? Come doveva andare questa partita secondo voi? Doveva andare per forza così. Voi continuate a sbagliare gol e questo è quello che vi meritate. A parte su un lancio dal portiere così è una cosa vergognosa. Perché è una cosa vergognosa. Cioè, c'è stata una sostituzione. Non schieri la difesa. Per me sei schedato. Sei veramente schedato. C'è un calcio di punizione del portiere così. Difesa alta. Ragazzi, fantastico, perché se ci fosse stato Abraham di lì a calciare o Leao, chissà che cosa avrebbero. Anzi, chissà che cosa non avrebbero calciato. Ragazzi, è meritata. Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo. Sì, abbiamo fatto gol. Uno solo. Sti cazzi, meritano di vincere. No, ma abbiamo vinto il derby, eh. Abbiamo vinto il derby, quindi non si può parlare male di una squadra che vince un derby. È se veramente vietato. Quando vinci il derby, permettiti anche lontanamente di criticare la squadra. Quando vinci il derby, tu sei giustificato. Perché? Perché hai vinto il derby. È così che funziona, ragazzi. È così. Perché i tifosi che voi chiamate occasionali, sono quelli che quando la squadra va criticata in momenti così, siamo i primi a criticare. E critichiamo con piacere. Cioè, rivedendo il gol, manco l'attenzione di lasciare Kenny in fuorigioco. Neanche quello avete fatto. Neanche l'accortezza. Cioè, voi state alti per lasciare l'attaccante in fuorigioco. Situazione in cui l'attaccante andava lasciato in fuorigioco, che avete fatto? E l'avete lasciato in gioco. Incredibile. Partita tanto sontuosa della Fiorentina quanto partita terribilmente schifosa del Milan. Sempre a prendere cazzi a Firenze noi, eh. Come dicono a Firenze, l'avevi mangiata ghiaccia. L'avevi mangiata molto ghiaccia. Cioè, in un anno solare, adesso che ci penso, ci sono state ben 2 partite dove abbiamo sbagliato il calcio di rigore. Questa e col Bologna a gennaio. Randers, sono alti. E perdiamo palla. E come sempre, perdiamo un'altra palla. È incredibile, ragazzi. Anche in superiorità numerica. Non è possibile. Tu hai giocato male. E già è grave quello. E l'aggravante è che ha avuto
delle grosse opportunità per vincerla, neanche pareggiarla, vincerla, e non le hai sfruttate. Fuori l'unico che t'ha fatto gol, bellissimo. Fonseca, dopo 7 partite di Serie A, ancora bisogno di lavorare. Non siamo ancora perfetti, ci vorrà tempo. Stiamo lavorando, stiamo migliorando. Ecco la valanga di scuse. In mezzo a 60, fallo! Fallo! Il pallone del Milan, l'intervento regolare. Ken con il solito compito, far salire la squadra, prendere qualcosa. Fa anche di meglio. C'è fallo! C'è fallo, cazzo! Il palladino indemoniato perché ritiene che il movimento di Ken fosse del tutto naturale. È tutto naturale, hai visto quello prima? Per lui perché... dai, su. Sì. Sotto le foglie, ecco il cartellino di cui... Ed ecco il giallo inevitabile per Palladino, che ha esagerato nelle proteste con Rapuano. Infatti era un... abbiamo detto giallo pensando a un colore in te. Beh, buono Abram, buono, sì, buono, buono, non buttatela via. Eccolo Chukwueze. Chukwueze, che sicuramente tira. De Gea sul rimbalzo. De Gea, calcio d'angolo. È una grande parata, sai perché? Chukwueze, Chukwueze, oh, oh. Chukwueze fino in fondo. Ma dove cazzo ha calciato questo? Tutto bene. In rimessa laterale a calcio. Ma dai ragazzi, quell'altro ha fatto gol al volo. Al volo ha tirato una botta. Questo, un rigore in movimento. Vabbè, non parliamo di rigori oggi. Un rigore in movimento l'ha sparato. E adesso ha calciato. Io veramente non c'ho parole. Ecco qua magari un Pavlovic che ti salta di testa, potresti anche metterlo, dato che hai ancora 3 cambi a disposizione. La Fiorentina si sta ampiamente meritando questo risultato. Certo che come si fa a anticipare Okafor, ragazzi, nessuno in Serie A. Comunque bello, cioè stai perdendo, stai facendo una figura da ultra cani. E cosa fa? 3-1. Ken vuole spaccare tutto. Ken! Traversa, sguardo all'orologio per Pairetto che non vibra. Da lì in due non gli togliete la palla. E c'è fallo, che è incredibile ragazzi. La Roma ha fatto con Bove quello che Milan ha fatto con Kalulu. Regalare giocatori senza motivo. Finisce una delle più brutte partite viste in questi 3 anni. È stata una cosa terribile. Al di là dei rigori, al di là di tutto, io uno schifo così. Ma neanche a Parma, neanche a Parma. E ho detto tutto, e meno male, per 2 settimane ci fermiamo.